Sì, è una favola del calcio. Siamo riusciti praticamente in questa impresa straordinaria, per cui ci godiamo questi momenti perché Crotone meritava di rimanere in questa categoria e ci siamo riusciti. Il Sud rimane in Serie A non solo con Napoli ma anche col Crotone. Sì, il Sud rimane in Serie A, sì. Siamo in pochi purtroppo, però stiamo facendo valere, pochi ma buoni. Vero? Senti, immaginavi un epilogo di questa portata per questi ultimi 90 minuti? La speranza, le orecchie erano lì a Palermo perché hanno dimostrato di onorare il calcio. Ti fa un bilancio, i ringraziamenti a fine stagione, Gianni? Niente, volevo ringraziare il DS che è stato sempre vicino, volevo ringraziare mio figlio che è riuscito ad entrare in questa società e farsi voler bene da tutti, e poi un ringraziamento alla mia famiglia. Sai, se il Crotone non avesse dovuto affrontare la Juventus, eri imbattuto. Sì, è vero, però abbiamo avuto una buona media. Una media da Champions. 9 partite, 20 punti, quasi più di 2 punti a partita, per cui siamo riusciti in questo miracolo sportivo. Ed ora via a programmare tutto quanto, ma non ne parlo con te della programmazione, ne parlo con Beppe Ursino che sta già lavorando da almeno un paio di mesi. Devi cambiare tutti i programmi perché se lavoravi da più mesi, almeno 11, nessuno immaginava che questa squadra riuscisse a salvarsi. Sinceramente era difficile, uno non deve essere ipocrita, però ci credevamo perché vedevamo la squadra giocare alla grande e quindi adesso ci fermiamo per un giorno. Un solo giorno? Sì, 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 perché poi si deve lavorare e quindi, ma noi siamo preparati perché abbiamo già rastrellato un po' di giocatori, quindi non c'è problema. Quanti messaggi ti sono arrivati sul telefonino? Una centinaia, 100 sicuri, però sono molto soddisfatto perché ho creato problemi anche alla famiglia, perché ero sempre nervoso, perché volevo dare questa grandissima soddisfazione al pubblico di Crotone. Il primo anno di Serie A, la salvezza è un miracolo. Possiamo dire che è il nostro scudetto? Sì, sì, sicuramente sì, ma la grande cosa che ho visto è la simpatia che abbiamo portato in tutta Italia, perché dove andavi tutti tifavano per noi, perché effettivamente non ci siamo mai lamentati,